Barone Giovanni e che invece deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di ogni altro diverso imputato. Confronta Cassazione, sezione quarta, numero 6225 del 16-2-2010. Ciò detto, la maggior parte delle censure di inammissibilità delle costituzioni di parte civile ha avuto ad oggetto la pretesa violazione dell'articolo 78 lettera D del codice di procedura penale, che sarebbe stata integrata dalla mancata o quantomeno insufficiente esposizione delle ragioni giustificative delle domande. Il rilievo, formulato sostanzialmente da tutte le difese, ha riguardato in particolar modo la costituzione di parte civile di Panico Gabriele. Va osservato al riguardo che è principio sufficientemente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello che, muovendo dalla considerazione secondo cui l'esposizione delle ragioni giustificative della domanda serve soltanto ad individuare la pretesa fatta valere in giudizio e non già ad enucleare i motivi atti. E dunque questa era una parte del lunghissimo intervento molto tecnico della Presidente Allegro sulla costituzione delle parti civili. Al termine di questo ragionamento è avvenuto quello che vi spiegavo, cioè il riconoscimento soltanto di alcune parti civili. Vi volevo anche, prima di sentire il pubblico ministero Montemurro, sintetizzare quanto è avvenuto subito dopo. Gli imputati sono stati singolarmente e poi anche attraverso i loro avvocati interrogati dalla Presidente sulla disponibilità ad essere ripresi dalle telecamere, fotografati dagli organi di informazione. Quasi tutti hanno dato la loro disponibilità ad essere ripresi, dunque quelli che vedrete da oggi in poi nelle nostre immagini hanno espressamente autorizzato in tal senso gli operatori della informazione. Subito dopo la parola al pubblico ministero Montemurro, che ha, come abbiamo già discettato con l'avvocato D'Ambrosi, chiesta l'assimilazione, l'acquisizione di alcune sentenze di condanna per fatti di camorra che non riguardano direttamente Michele Antonio Petrosino D'Auria ma suo padre Gioacchino. E poi ha depositato Montemurro i verbali di quattro testimoni che sono stati da lui ascoltati molto recentemente, testimoni inseriti sia nella sua lista che nella lista della difesa di Gambino. Si tratta dell'ex presidente di Multiservice Franco Cicalese, uno dei dirigente dell'ufficio tecnico Bonaventura Tramontano, l'attuale presidente di Multiservice Aniello Giordano ed un'altra dirigente del comune Leonilda Bonaduce. Poi Montemurro ha ceduto la parola agli avvocati, tutti gli avvocati hanno presentato le richieste della loro strategia difensiva e quindi l'elenco dei testimoni, in particolare da sottolineare una richiesta avanzata dall'avvocato Diddi, che è il co-difensore di Alberico Gambino. Oltre all'ammissione della ormai nota lista di circa 130 testimoni, Diddi ha chiesto anche la nomina di due periti. Il primo per sbobbinare alcune intercettazioni messe già agli atti dai carabinieri, ma sulla cui genuinità la difesa di Gambino solleva più di qualche dubbio, per cui ha chiesto alla Corte di nominare un perito che provveda ad un nuovo sbobbinamento di queste intercettazioni. Il secondo perito è stato chiesto per la monetizzazione del parcheggio del Pegaso. In sostanza è stato chiesto, e su questo lo stesso Gambino ha sollecitato più volte i suoi avvocati questa mattina in aula, di nominare un consulente tecnico che chiarisca se e quanto la monetizzazione del parcheggio si sia verificata. Non so se hai domande, Nello. No, io per il momento penso che possa bastare, soltanto una domanda che risponde alle, come dire, alle esigenze e alla giusta curiosità delle persone che ci seguono, ma anche dell'opinione pubblica, visto che ci vincoliamo, e tu sei molto bravo a farlo, tra termini estremamente tecnici e legali, con quello che magari i nostri telespettatori a quest'ora vorrebbero sentire. Quando entrerà nel vivo il processo? Cioè quando si incomincerà a capire effettivamente qual è stata la storia che ha portato a coinvolgere queste persone?
Ma sui tecnicismi devo dire che fatico anch'io a destreggiarmi perché sono tecnicismi davvero belli tosti. Diciamo che già subito dopo questa pausa che è stata decretata con l'audizione del comandante dei carabinieri di Pagano, il tenente Beraldo, si dovrebbe entrare nel vivo. Il tenente Beraldo è il materiale esecutore delle indagini, è colui il quale ha ascoltato la maggior parte dei testimoni e ha eseguito direttamente le intercettazioni, quindi con la sua audizione si dovrebbe entrare nel vivo. Bene, grazie a Michela Giordano e ai colleghi che sono lì ad operare dal punto di vista tecnico. Potete chiedere, visto che siamo in diretta, potete chiederci la linea durante l'intera edizione del giornale se lo riterrete opportuno. Noi andiamo avanti perché abbiamo ancora molta cronaca, era giusto dare questo spazio così ampio nel corso all'inizio del telegiornale. Ecco ancora le immagini che ci arrivano in diretta, questo è il sostituto procuratore.